Ei la ciurma! Io sono Mazzetest e ben trovati su questo nuovo video di Mindtest. Oh, non sapete quanto piacere mi fa rientrare in questo carissimo mondo dopo tutto questo tempo. Sarà almeno un mese che non apro Mindtest. Povero mondo, si sarà sentito solo. Guarda questo, questo. Povero fiore rosso. Poi ti do una caretta, guarda. Ops, ehm, non avete visto niente. Ehm, comunque, comunque, comunque. Ho dei nuovi progetti. Diciamo sì, lo so. Devo fare l'enorme barcona dei clandestini. No, no, nessun clandestino. L Enorme barcona in fondo di là. Eccetera, eccetera. Solo che ci va un sacco di tempo. Un sacco di materiali. Un sacco di tutto. Quindi. Ragazzi, perdonatemi, prima o poi la faremo. Eh, non ve lo prometto, ma quasi insomma, cioè nel senso è una cosa che interessa anche a me fare, però ci va tanto tempo. Quindi invece ho un'altra idea per il momento, visto che stiamo diventando sempre di più e tra l'altro ringrazio tutti i nuovi iscritti che sono arrivati principalmente per Magic. Quindi forse questo video non lo vedranno mai, ma se lo vedete... Ciao, bellissimi, siamo arrivati fino a 58, adesso siamo 57 attualmente, ma forse quando uscirà il video saremo di più, io lo spero. Uh, per chi si fosse perso le scorse puntate, questa è la mia miniera, diciamo la nostra miniera, sì nostra perché mia, è della ciurma insomma, di tutti noi. Avevo in proposito di fare una grande bella cosa, molto grande, molto bella, eccetera, eccetera. Sottoterra, però adesso sto valutando un attimo lo spazio per vedere bene dove posizionarla. Magari potrei andare a posizionarla in un altro luogo, un po' più. non lo so. Però mi piacerebbe posizionarla tanto giù, che così scavando trovo anche degli altri materiali. Insomma, vediamo. Non mi ricordo se abbiamo i fake block. No, infatti. Non ho messo quella mod, c'è una mod che aggiunge dei blocchi che sembrano pieni, invece ci passa in mezzo. Eh, e sono ed è una mod molto interessante, non mi ricordo esattamente come si chiami, ma è assolutamente molto interessante. Quindi diciamo qua che cosa c'è in fondo? Un giorno o l'altro dovrei darmi il privilegio di correre perché... Perché sì, insomma. In fondo dovrebbe bastare entrare nel... anche dei config. Entro là. Vabbè. Eh, qua c'è tutto che abbiamo scavato. Di qua abbiamo continuato a scavare in giù, vero? Là c'è della lava. Non buono questo. Perché non l'ho coperta questa lava? Non ricordo, là ci sono dei diamanti che non ho preso. Però potremmo fare una zona un po' più lontana. Sarebbe il massimo. Forse di. Qua. Se noi scendessimo in giù non dovremmo avere problemi per incontrare roba già già fatta insomma quindi facciamo che scendere in giù di qua e scaviamo un po' tanto per uh... farsi un giretto forse è un po' che non faccio un episodio in Mese Sì. Siamo Poverissimi di mese perché ho dovuto usarlo tipo per un sacco di uh, notebook. Lo e eh, quindi per una farm che neanche funziona al 100% perché comunque resta quel bug là che non sono ancora capito, cioè non ho ancora capito come risolverlo. Sì, dovrei informarmi, dovrei sentire Vanessa e Real Bed Angel o gente che comunque ne sa, ma non ho avuto il tempo. In più, ragazzi, non so se sapete, ma adesso è gennaio. Quindi sessione esami, quindi tanto studio, quindi poco PC, quindi poco tempo. In barba tutto quello che uno vuole fare, però eh, la vita è quella, uno non è che può fare tutto, insomma. Per di più ci si è messa pure questa bella malattia che, tra tutte le influenze che ho potevo prendermi, mi sono preso la mononucleosi. Non so se l'avete visto, mi pare di aver messo forse un commento Wow, non voglio precipitare bruscamente. Eh, mi pare di aver scritto un commento, forse in risposta a, a Sam, adesso non ricordo più esattamente al riguardo del, del mio stato psicofisico. E eh, eh, comunque sì, e quindi non so se voi lo sapete, ma è una malattia che si trasmette attraverso la saliva. Non so come l'ho beccata perché a parte la mia ragazza, che non ce l'aveva, non ho baciato nessuno. Ehm. Quindi... Boh, non lo so, l'ho presa. Sarà stato qualche locale dove non, non avevano pulito bene un bicchiere, Chissà sì, che so io. E, e boh, comunque l'ho presa, non è una cosa grave. Però non ci sono cure, diciamo. E bisogna semplicemente aspettare che passi. Febbre non tanto alta. Sudi un sacco, soprattutto mentre dormi. Almeno io sudavo un sacco. Da morire proprio, È una stanchezza assurda che non, ri non riuscivo neanche a stare a computer il primo periodo. Cioè, nel senso che poi per stare a computer, quanto devi essere stanco per non riuscire a stare a computer a sfasciarti con un po' di sano mind test. Cioè... Boh. Eh, Gigi, credo di essermi allontanato abbastanza, no? Dove siamo, scusate. F5, F3, F5. ho fatto giusto. Ma sì, credo che potrebbe essere anche carino come posto per iniziare a... Fare un po' di lavoretti. creiamoci un piccolo spazio di atterraggio, diciamo cioè atterraggio poi al fin fine, però comunque non siamo ancora abbastanza lontani dal aver generato nuova roccia, eh? perché quella là era ro la roccia vecchia, perché viene ancora generato il finto copper, diciamo, quello che poi faccio auto eliminare mh, da solo. Allora si potrebbe fare una cosa così, qua si arriva. Però poi in realtà farei una... una zona di teletrasporto. Quindi qua si potrebbe anche chiudere quasi quasi. E fare una zona di spawn qua con il teletrasporto. E fare una cosa grande quanto? Tanto grande, tanto grande. Allora facciamo una roba tipo un alto 5. Ci riusciamo. Qua sono 3 e 2. Perfetto. 3, 2, 5 mi piace come cosa, non so se a voi piace. E, bon, e potremmo fare 10 per lato. 10 quanto sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qua c'è una robaccia. Non si vede più niente e questo dovrebbe essere 10. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, e 10, sì. Perfetto. Dovrei dire che... Aspetta, facciamolo anche di là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Dovrebbero essere 10. Mettiamo una roba qua, mettiamo una torcia che si vede mai un fico secco di niente. C'è cioè quella portatile, ma eh, si scarica men che non si dica. Dovrei forse modificare la mod in modo da farla durare un po' di più. Perché ci metti una porcheria di tempo per caricarla e per co in confronto con quello che dura. 4, 6, 8, 10. Vediamo se uno entrando vede abbastanza grande come cosa. Ci può stare. Potrebbe essere ancora più grande, però. No, potrei fare scavato nella roccia. In effetti. Scavato nella roccia con delle scale. Due piani. Però quel punto 5 va bene. Potrei alzarlo in seguito. Allora. Tra l'altro, non so se in tutto questo vi ho spiegato che cosa sto facendo. Che cosa starò facendo, secondo voi? Pensateci e datemi una risposta. Ma porca miseria, mi devo trovare proprio le grotte qua in mezzo ai piedi. Dovrò portarmi della stone o qualcosa per cuocere della cobblestone in modo da... Perché qua non, ho dei non ci sono i piccoli con fortuna, purtroppo, per cui scavi via tutta la... La stone la rimetti se per caso ne hai bisogno. Perché, qua vorrei fare una zona bella pulita dove mettere roba pulita, insomma. Forse avrei dovuto pensarci prima: di prendermi della stone e scendere giù dopo. Qua non ho neanche un, uh, un pad con me, Cre credo di non averne. No, forse me ne erano avanzati, ma li avrò messi a posto perché sono sempre ordinato. Sempre molto ordinato, ma sti... cosi potrei anche toglierli in un secondo momento. Voi che dite? Come al solito mi rompo dove ho le torce. Vabbè, ma questo carbonone che mi fosse poi chissà che è utile. O oh, no. Ah no. Eh, chiudiamo qua, giusto per fare un po' di finto ordine, sta torcia qua per terra. Sì, questo li metto poi a posto in un altro momento. Direi che come grandezza ci sta adesso. Direi che ci conviene passare agli strumenti un pochettino più OP, visto che abbiamo un po' di energia. Questo con la modalità 5 eh, è molto più comodo, diciamo. Sì, infatti. Uh, sì, perfetto, così va bene. Eh sì, tra l'altro, con la modalità 3 dovrebbe essere pure una buona cosa. Il 10 che abbiamo fatto, sì. Perché così è. Perfetto, non ne vengono neanche di mezzi che bisogna poi trigare perché è un po' un casino. Comunque, vorrei fare una piccola cittadina sotterranea. Ne avevo vista fare una da... Uh, Malberts si chiamava, mi pare uh, l'amministratore del uh, server, quello su cui ho giocato un sacco di cui ho anche caricato un video uh, tempo fa, forse a luglio l'avevo caricato perché era uno dei primi video del ritorno quando avevo iniziato a fare Valiant Arts. Quindi si tratta già di sei mesi fa, <ride> come passa il tempo. E mh, appunto l'amministratore aveva fatto un'enorme città sotterranea. Là, tutto con picconi sen senza mod e tutto. Aveva fatto una roba enorme. Era tipo un 50 di altezza, una cosa. Pff, ma senza, senza un criterio. E eh, si, sì, questo in, in confronto mi sembra ben piccino. Quasi quasi alzo un po'. Ah, ma no, il soffitto va alzato comunque di due qua. Va alzato di 2. Adesso diamo un'occhiata alzandolo di 2 come viene. Dovrebbe venire me. Ma perché solo con 3? Poi sembra un po'. Eh, sacrificata. Diciamo come cosa perché. Ok, qua è a posto. Mi sembra già una discreta altezza. Diciamo come cosa, anche se in realtà potrei fare qualcosina di più solo che è scomodo ora perché dovrei farmi tutti dei ponteggi, quindi perché 5 è il massimo cui si può raggiungere, no? Quindi diciamo che mh, così ci può stare per ora. E appunto, vorrei fare una piccola citt cittadina sotterranea dove eh, fare delle piccole abitazioni sul lato, ora come ora l'idea che mi è venuta in mente è quella di fare delle abitazioni incassate tipo nella roccia, no? In cui faccio magari un piccolo contorno di cobblestone o di legna. E una piccola porticina di 2 di altezza. Non lo so, fare tipo un 5. Comprese le pareti. Qui c'è uno spazio di 3x3. Fare un 3x3. Cosa ci sta in un 3x3? Ci sta un letto, una cesta. Sì, credo che vada bene. Ingresso qua letto, chest sì non mi sembra male, magari una finestra eh no, però la finestra accanto alla porta non sta bene però no, se mettiamo la porta di lato qua muro, finestra tipo, per intenderci allora se fosse una cosa di questo tipo tra l'altro aspetta che guardiamo anche da quanto sto registrando che poi mi perdo. Allora, qua, vabbè, inizia la parete, quindi potrei farla iniziare da qua. Porta, muro, finestra, muro. Poi c'è porta, muro, finestra, muro. Dentro sarebbe bene un 3x3, no? In cui là c'è il letto. Qua devo mettere della cobblestone perché sennò è uno schifo. Qua eh, dobbiamo chiudere. Allora, qua il... dovrebbe essere il muro, no? Quindi, allora, facciamo così. È un 3x3, quindi 1-2-3, qua è chiuso, qua è chiuso. se poi magari mi sono perso un sacco di minerali importantissimi. Però fa più. Eh, tanto non è che abbiamo che necessità di materiali. Eh, così facciamo, così e così. Direi che ci può stare. Proviamo un attimo a chiudere. Che poi potrei farla anche 3 di altezza, eh. Effettivamente, visto che non faccio il doppio piano. Eh? Potrei farla di 3 di altezza. Chiudiamo qua. Che non sarebbe male. Uno entra, c'è cioè la cesta qua e il letto è qua è comunque abbastanza carina, diciamo. Piccola ma carina. Uh, sì, proviamo a farla effettivamente di 3 di altezza qua adesso dovrò riposizionare tutto questo, questo soffitto. Facciamo 3 di altezza così, così e così qua chiudiamo la parete e mi sembra che sia una discreta casupola, no? Poi adesso il, il, il perimetro potremmo farlo in uh non so potremmo fare la casetta in cobblestone effettivamente per staccare il eh, rispetto alla stone oppure di qualche altra cosa, blocco particolare proviamo a vedere un attimo nei blocchi eh, di stone perché ce n'è anche di carini con more blocks c'è uno sfarfallio terribile quando giro qua non so per quale strana ragione dovrei aggiornare forse la versione di Minecraft perché non sono su una stabile eh... C'era una roba labo Vabbè uh... No, tre pagine Allora Ma scusa, quelle Ah, tornare indietro no Ma quando ne apro una nuova, sì Questo cos'è? Dark Grey Lightstone meno, eh, questo qua è con la luce Potrei mettere delle luci, effettivamente sì, Questo è fatto con la gravel E con un mese con Eh, dovrei prendere un bel po' di mese con Effettivamente Però un mese con si fa con uh... No, Insulated crossover con cosa si fa? No beh è uguale Anzi costa di più noti Junction Sì no costa di più uh, Un coso ne da 16 Quindi potrei fare 16 cose Non è male come questione Però uh, dove ero rimasto? No ero più indietro Delle luci ci staranno di sicuro Forse gialle, non lo so, Gia gialle co cosa si fanno quelle gialle? Ah no, eeeh, adesso non, clay è un po' difficile. Magari quelle verdi, però col cactus effettivamente potrei fare una farm di cactus e mettere delle luci verdi. Grigie, boh, non so quanto sono carine quelle grigie, quelle nere ci può stare, anche quelle blu. Queste si fanno con la colla che si fa con i sapling. Potrebbero anche starci quelle blu, eh, queste gialle? Ne. No, anzi, diciamo proprio no, perché sono troppo costose. Queste è, è uno sbatti assurdo. Quindi, uh, Ghost Stone, cos'è? Ah, questa è forse è quella finta, che è finta, cioè ci passa in mezzo, non mi ricordo più. Uh... E potrei, e se no, farli tipo di brick? No, questo è col stone brick. Però gli stone brick ci sono ben, no? Li hanno aggiunti da un po'. Costano un fracco di stone. Però effettivamente se dobbiamo metterli solo esternamente, io direi che ci possono stare. Adesso aspetto anche dei vostri pareri, ma secondo me degli stone brick non stanno male qua non abbiamo neanche un kaiser di niente facciamo una cosa rapida allora ragazzi torniamo ai vecchi tempi no qua dovrei avere anche Sì, ce l'ho torniamo ai vecchi tempi piazziamo una fornace che fa sempre bene mettiamo un po' di cobblestone qua a cuocere con un po' di legna tanto di legna abbiamo da vendere abbiamo la farm semiautomatica di legna quindi po. e poi tra l'altro io direi che le torce sì, no ragazzi le torce grigie sul pavimento secondo me spaccano, secondo me spaccano a bestia proprio Perché su sulla stone si abbinano un sacco ed è molto pi più bello che non mettere delle torce così Rompi il blocco qua e metti un blocco di... di stone, no di stone, un blocco di luce grigia che illumina però è grigio Che quindi si mantiene bene E non, non hai questi affari in mezzo ai piedi Che dici che barba C'ho questi affari in mezzo ai piedi Porca miseria Mi inciampo sempre le torce Mi brucio tutti i pantaloni Ma no la tunica Perché cioè adesso sono No F7 qua C'ho la tunica Vabbè che ho i piedi Sand però Cioè nel senso mi prendo fuoco E eh, insomma E qua potremmo mettere delle luci verdi Forse Sopra la porta Sopra la porta per indicare magari le, le case che sono già occupate. Una casa per iscritto, devo fare 58 case all'inizio. Però poi dopo ne faccio altre e metto tipo la luce rossa. No. La luce rossa era quella che costava. Metto la luce blu. O la, la luce nera. La luce nera mi piace di più e costa anche meno perché va con la gravel quindi... Eh, ci allora vediamo un attimo qua adesso che ho del posso farmi degli stone break Controlliamo un attimo Cosa Ma action che fine ha fatto Scusate un attimo ragazzi che devo controllare action Che Kaiser Sta ancora registrando Sì ma mi è sparito il uh... Vabbè Speriamo non, 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 non mi crei problemi Ah no adesso te ne da 4 Forse no non ha, non ha aggiornato secondo me di qualche mod che fa così Proviamo a sostituire qua con 1, 2, 3 Fino a qua Perché poi là c'è il soffitto, diciamo. Quindi, porca miseria, ne ho fatti troppi pochi. In effetti, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perché prima che ne solo, cioè, da darne solo uno è davvero una porcheria assurda. Perché, cioè, ti devi svenare. Ok, che la stone è abbastanza comune come cosa, però. No, di stone break secondo me è epico. Cioè, viene proprio bello. Stonebrick. Lo so, sto passando i 20 minuti. Li ho, cioè, li ho già passati. Eh, abbiate pietà, però mh, ne ho fatti sempre troppo pochi. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Ancora uno ne posso fare. Andiamo così. E vediamo cosa... Ci viene vedere anche se dall'interno viene carino. E poi la luce verde probabilmente illumina già tutta la stanza e non c'è bisogno di aggiungere delle torce che tonerebbero un po'. Insomma, eh, mettiamo così. Eh, secondo me viene proprio stiloso, secondo me viene stra sexy, cioè proprio che porca miseria! Ne hai fatta altre di stone per fortuna. Eh, andiamo qua, facciamo un 2, un 2, un 2 e facciamoci un po' di stone break. Secondo me viene molto bello. Adesso il video lo farò durare un po' di più, però ragazzi sono stato assente per un mese. Vi posso anche fare questo pensiero, insomma. Un video più lungo, sempre solo apprezzate. Se vi fa schifo, vabbè ditemelo. sto piccone uber power sto spaccando più di quello che dovrei di quello che dovebbi uh, puff 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 però qua non ho, non posso provare la verde perché non ho il cactus uh, e non ho neanche l'opzione di citarlo forse uh, give me cactus Sì, ok Col... però quella verde appunto come che era? con tre cactus era tre cacti tecnicamente il plurale plurale sarebbe quello uh, no non posso aspetta con f10 f10 faccio l'ultimo no give me cactus 2 allora adesso ne ho 3 eh, il mese ce l'ho da bruciarlo, quindi bruciamo uno di questi e facciamo un po' di mese con... per vedere cosa ci viene fuori. 16, ok, perfetto. E allora facciamo questo qua e vediamo prima un attimo come viene con una torcia. Secondo me viene decisamente bellissimo però diamo un'occhiata eh, non si accende forse ho bisogno di un impulso di di mese porca pupazza se ci metto la torcia come si fa questo due cose e un sapling no mi conviene la leva la leva dovrebbe farsi come in tutte le cose così e così no no Ah, forse con la stone? No, ma la leva? Lever? Oh, ragazzi, non gioco per un po'. Ah, sì. quello è Minecraft. Allora, va così e ci va il mese con sopra. Cioè, che porca miseria. Allora, vediamo un attimo se io. No, dammi questo. Ah, si. Sì. Questo complica un po' la situazione. Mm -mm -mm. Perché, no, per quelli là sotto non la complica. Le... Potrei fare un circuito sotto, anche se costerebbe un sacco di mese. Uh, pulsanti costano anche loro un sacco. Uh, 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 uh. Le leve ci sta. Però c'è sempre questa questione del... Se prendessi un solar panel con un inverter... Allora il solar panel dovrebbe accendere il coso quando non c'è luce. Cioè quando c'è luce. Però se io gli metto il... Notte, buonanotte. Buonanotte. La power plant co costa un sacco. Questa è una, una torcia di mese. Con ok, ma costa comunque un, un sedicesimo di cristallo. E poi non è esteticamente tanto carino. Guardiamo un attimo. Allora facciamo una torcia di mese. Di mese con. E vediamo un attimo come la va questo toglilo. No, no, non do. Ah, sì ok, così. Però non è esteticamente molto carino, diciamo, e non lo prende neanche di qua, come in base a cosa lo prende? Ma così è bruttissimo, scusatemi se io lo mettessi qua dietro, mm. Non sarebbe niente male, però sapete che viene a costare un ciulo e mezzo? Mm -hmm. ci saranno delle cose luminose che non sono quelle là, che non sono quelle della Mesicon? Tipo. No, questo è un green block e non è. No, non, è... non è neanche craftabile, però. Eh... allegra uh, si sì, cos'è sta roba ok c'è pure action che sta litigando con l'inventario di mind test ok inizio ad aver paura ragazzi Oddio Esploderà il computer, no. Non c'è un Kaiser. Di... di interessante. Perché quelle sono carine. Porca miseria. Ma il crafting è un... decisamente un po' troppo costoso. Cioè, fintanto che per la torcia devi mettere il Il coso di mese. Ci può stare. Eh? Ci può stare. Vediamo quanta luce fa, tra l'altro, ci può stare. Visto che ne metto una là là. Ma dentro non illumina un kaiser di niente, eh. Cioè, vediamo se illumina di più una torcia. Illumina di più una torcia. Che non questa. Hmm. Boh ragazzi, mi informerò. Voi eh, scrivetemi nei commenti, non ho neanche tempo di tornare su, non mi conviene tornare su a fare il gioco finale. La scorsa settimana tanto è stato sbagliato da entrambi i concorrenti Quindi niente di nuovo, niente di fatto Per questa settimana nulla Vi chiedo più che altro nei commenti di eh, darmi il vostro parere Nel senso se queste luci vi piacciono, se l'idea vi piace E se vi piace quella di farne per terra No, quelle per terra aspettiamo, proviamole un attimo eh, Quelle grigie com'è che erano grey? Ottimo direi Uh, non gray block erano no non era neanche vabbè era su mesecon quindi me le darà perché forse era light uh... ah grey scritto così mm -hmm. proprio uh, con la cobblestone ok 1, 2, 3 perché fintanto che solo quello ci può stare però se fanno così poca luce non è che abbia molto, sen molto senso. Eh, ragazzi, cioè. Eh... Mettiamo questo e ci mettiamo una. Proviamo a spegnere la torcia. No, come luce fa abbastanza luce. Proviamo a metterlo sotto però. Tipo qua, e mettere. Si illumina? No, no, si illumina. Però se ce la metto sopra. Neanche! Pupazza, se gliela metto sotto sì, forse eh. No, fa comunque molta più luce una torcia. Sì, 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 sì. Fa più luce una torcia. Qua c'ho anche questi che non... Eh... Senti, mettiamo uno stack qua dentro che si cuocia. Che si cuocua. Boh, quindi ragazzi, vi chiedo assolutamente... Mh, questo, cioè assolutamente, vi chiedo questo, per favore. Se potete darmi un parere, eh, se... Eh, vi piacciono queste se conoscete qualche altra mod che aggiunge delle luci colorate io andrò comunque a cercare eh, perché questa idea delle luci grigie delle luci verdi ve e nere nere quando non c'è nessuno verde quando c'è qualcuno mi piaceva eh, però se illuminano così poco devo metterne o un sacco contando anche le, le, le leve oppure le torce, o comunque un modo per alimentarlo che costa un ciulo eh, e metterne tantissime. Cioè, quello là illuminava tipo un'area 3x3, diciamo. Sì. ed è troppo poco. Noi abbiamo bisogno di un'illuminazione più seria. Eh, andrò in cerca di informazioni e niente. Noi ci vediamo la prossima settimana con Mindtest. Spero che sarà regolare di nuovo. Uh, come nei vecchi tempi. E boh. Ciao a tutti, mi è fatto molto piacere tornare con voi. Tornare qui su Mindtest con voi. Vi invito ad iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. A mettere un mi piace se siete arrivati fino a questo punto del video. Ci vediamo presto. Ciao a tutti.